A Calascio, uno dei luoghi più iconici d'Abruzzo, meta di molti viaggiatori, si inaugura l'arrivo della stagione estiva attraverso i sapori che meglio raccontano l'Abruzzo e le sue eccellenze gastronomiche. Un viaggio dalle montagne fino al mare in onore dell'Abruzzo. L'Abruzzo in un panino, un evento creato per dare la possibilità a tutti i turisti che arrivano qui a Calascio di assaggiare in un sol boccone diversi angoli d'Abruzzo. Sì, l'idea nasce proprio da questo concetto. Offrire qui a Calascio, che ormai è diventato un po' un centro iconico per la nostra regione, l'opportunità di assaggiare l'Abruzzo in un panino. Il tutto firmato da grandi nomi della ristorazione abruzzese. Sì, devo dire un grazie di cuore a queste persone che si sono rivelate sensibilissime a questa mia proposta e mi hanno regalato queste tre ricette che parlano appunto per l'Abruzzo, del mare, della montagna e della campagna. Questi tre chef abruzzesi che vengono a Calascio rappresentano per noi un grande valore e permettono di far conoscere le tre realtà gastronomiche abruzzesi, cioè il mare, la campagna e la montagna, come dire, racchiuse in questi tre panini che loro hanno creato. E lo chef William Zonfa ha preparato il panino montagna. Perché questo nome e di che cosa è composto? Ma sicuramente è un panino che racconta un po' l'entroterra, quindi il nostro territorio, l'Aquila, ma con un ingrediente speciale perché comunque racconta quelle che sono le tradizioni, il prodotto del nostro territorio, che è lo zafferano DOP dell'Aquila. Quindi abbiamo un maiale fondente con una maionese allo zafferano DOP dell'Aquila, una cipolla caramellata e un'insalatina croccante, tutto racchiuso in un panino che racconta sia dell'entroterra sia questa bellissima spezia, questo bellissimo aroma che racconta il nostro territorio, insomma, a 360 gradi. Non manca un panino dedicato ai sapori della costa abruzzese, preparato dallo chef stellato Nicola Fossaceca. Sì, un panino con del polpo, le zucchine, i fiori di zucca in pastella e una salsa allo yogurt, quindi un Abruzzo in versione mare che sale su e viene qui a Calascio e con grande piacere l'ho portato con me. Calascio si conferma sempre di più una meta scelta dai turisti. Sì, qua abbiamo moltissimi visitatori e da quando abbiamo vinto il bando PNRR della linea dei borghi e rappresentiamo l'Abruzzo in questo importantissimo finanziamento, in questo importantissimo progetto, e il turismo è aumentato e a Calascio si sono aperte delle nuove attività e questo vuol dire che comunque aumenta l'interesse e speriamo che la realizzazione di questo progetto poi porti a una ricaduta su tutto il territorio, ne siamo convinti.